Buongiorno, benvenuti a tutti. Io oggi sento proprio il profumo del Natale e adesso vi spiego perché. Guardate quanti meravigliosi panettoni ci sono qua oggi. Viene Pasquale Marigliano, che è campione italiano di pasticceria. Io vi dico solo questo. Mamma, questa me la prendo io. Faremo il panettone vero, lo facciamo noi, ci fa vedere come si fa. Poi, insomma, se avremo voglia di farlo anche in casa, chi lo sa. Però, insomma, avremo veramente la spiegazione di questo miracolo di pasticceria. Allora, il tutto all'interno di un menù per una serata dove si gioca a carte, perché a Natale si fa spesso. Quindi piatti veloci, abbastanza asciutti, pratici da mangiare. Facciamo un poker, visto che è la giornata a carte, di stuzzichini con i boulevard, con i bignè, con i crostini. Poi facciamo delle orecchiette con caprino e melanzane, che sono molto buone e scenografiche. La pasta gratinata è perfetta per queste occasioni. Poi facciamo il polpettone americano, che a me piace da pazzi, è super buono. E poi naturalmente c'è il piatto del riciclo e useremo il salmone affumicato, che a Natale c'è sempre, per fare uno sformatino molto buono. E allora mettiamoci a cucinare. E allora partiamo con questo poker di antipasti, di stuzzichini, quattro diversi tipi di stuzzichini, quindi cominciamo a lavorare, sennò qui non si va avanti. Pasta sfoglia, perché faremo i boulevard. Io ho un conto aperto con i boulevard, che ci ho provato un sacco di volte a farli. Prima di capire qual era il meccanismo, ho fatto un sacco di bestialità. Adesso però ho capito, fidatevi. Prendiamo una forma e facciamo dei cerchiolini nella pasta sfoglia. E questa è la base. Poi facciamo degli altri cerchiolini, che saranno poi invece, la chiamiamo la sponda. Io prendo il tappo dell'aceto e faccio un buco. Quindi spennelliamo con il rosso d'uovo, poi con una forchettina io bucherello la base dei miei boulevard, poi ci metto sopra il mio cerchiolino. Poi spennello anche lui. E adesso facciamo cuocere 10 minuti, forno ventilato. Adesso faccio cuocere il radicchio e poi facciamo un altro stuzzichino dei miei poker di stuzzichini, cioè dei crostini con la trevigiana saltata e sopra la scamorza. Come prima cosa bisogna stufare la trevigiana. Quindi noi la tagliamo a pezzettini, direi che così basta e avanza. Affetto uno scalogno intero. Tra l'altro, se volete qualche spunto per qualche menù, in libreria c'è il mio nuovo libro, I menù di Benedetta, dove io ne ho studiati più di 60 e sono tutte ricette nuove, con tante idee. Buttiamo lo scalogno con un pochino d'olio. Metto anche il radicchio e faccio cuocere insieme. Facciamo partire il nostro terzo stuzzichino del poker, che sono dei bignè con una mousse al prosciutto. Qui mettiamo 100 g di prosciutto cotto per la nostra crema, 100 g di ricotta, 100 g anche di mascarpone, poi ci mettiamo qualche goccia di limone, un pizzico di sale e tritiamo. Più facile di così. Adesso dobbiamo sfumare il nostro radicchio con l'aceto. Ci metto anche un po' di sale, che me ne ero dimenticata.
questi sono a posto, appassiti per bene, li spegniamo. Qui ci sono i bignè. Il segreto dei bignè è che quando uno li farcisce sono sempre un po' secchi, vedete? Un po'. Bisogna prepararli con un bel po' di anticipo, perché se rimangono lì un'ora, due ore, la crema del mascarpone, della ricotta, ammorbidisce tutta la pasta del bignè che è secca e questi bignè diventano meravigliosi. Io quasi quasi tolgo i miei voulevan perché insomma sono venuti così belli. Fierissima. Ok, proseguiamo con il nostro lavoro di bignè. Ok, e adesso che abbiamo il nostro radicchio ben stufato, facciamo questi crostini con un pane un po' integrale. Mettiamo su ogni fetta di pane un po' di radicchio stufato. Poi un po' di scamorza affumicata e ci facciamo una dadolata piccolina sopra. Senza esagerare, perché la scamorza ha un sapore forte. Questi ripassano in forno. Poi prendiamo i nostri levan. Quando sono appena fatti hanno questo gonfio, no? Noi con il dito lo tiriamo giù. Vedete com'è facile? Facciamo una crema di verdure da mettere nei nostri boulevan, che sono poi un classico, no? Tipo broccoletti. Io qui prendo proprio le cimette più piccole, sono già lessati questi, Così. Una cucchiaiata di pisellini. Una cucchiaiata di besciamella. Sale. Poi ci mettiamo anche un po' di prosciutto cotto. E per rendere il tutto ancora più filante, io qui ho della fontina, è tagliata un po' a fettine sottili, se no la fate a dadini. E questi li andiamo a mettere vicino ai crostini, che mettiamo tutto in forno. Rimettiamoli qua vicino ai crostini e questi devono passare in forno 5 minuti, giusto per gratinare un po'. Ok, ultima cosa. Prendo i voulevan che ho fatto questa mattina presto e qui faremo invece una farcitura a freddo. Panna fresca con un limone spremuto per fare la panna acida. Qui ci mettiamo un po' di salmone affumicato. Un pochino di panna acida. Che buoni! Il mio poker che sta in forno è super pronto. Ok, non mi resta che impiattare. Ho fatto poker. E voilà! Adesso ragazzi si fa il panettone, perché arriva il campione italiano di pasticceria, Pasquale Marigliano, direttamente da Napoli. Non vedo l'ora di cominciare, arrivo! Per i voulevan ho ritagliato dei dischi di sfoglia e li ho stesi su una teglia. Aiutandomi con un altro tappo ho ritagliato altri dischi bucati che ho posto sulle basi dopo averle spennellate di tuorlo e bucherellate con la forchetta. Li ho fatti cuocere per 10 minuti a forno ventilato. Ho preparato la farcia mescolando le cime di broccole con i piselli, la bechamel, ho salato, ho aggiunto anche il prosciutto cotto e la fontina. Ho farcito metà dei voulevan con questo composto e li ho messi a gratinare.
Per gli altri volevani invece ho mischiato semplicemente la panna con il limone per fare la panna acida. Ho farcito il voulevan con salmone e panna acida e un ciuffetto d'aneto. Ho messo la trevigiana stufata sui crostini, ho aggiunto la scamorza affumicata e li ho fatti gratinare. Poi ho fatto i bignè, ho messo nel frullatore mascarpone, ricotta, prosciutto cotto, un po' di limone e un po' di sale e ho frullato. Li ho riempiti, li ho lasciati riposare. Eccoci qua. Benvenuto! Grazie! Benvenuto a Pasquale Barigliano! Come sono contento! Senti già il profumo dei tuoi panettoni? Delle bacche di vaniglia? No, dei tuoi... Allora, perché voi dovete capire il nostro stupore, la nostra meraviglia quando Pasquale è arrivato con tutto questo ben di Dio che arriva dalla tua pasticceria. Ma grazie a voi! Ma che preparazione, grazie a te, ma che bellezza! Qui mangiamo per un l'avete anno. Resa nobile! C'è un profumo! Noi adesso con Pasquale, che è un vero artista, faremo veramente il panettone. Andiamo in cucina. Andiamo. Lasciamo il cuore qui, ma facciamo un vero panettone. Non vedo l'ora. Andiamo. Come quelli che allora, fai tu nel tuo, nella tua pasticceria. Dov'è la tua pasticceria? A San Gennarello di Ottaviano. San? Gennarello di Ottaviano, in provincia di Napoli. Provincia è situata tra Nola e Pompei, per farmi capire. Dobbiamo venirti a trovare, perché con tu piacere. Sei un campione italiano di pasticceria. Vi campione mi rendete voi e il pubblico, grazie. Allora, io volevo partire subito, se voi permettete. Subito. Dai. Dal lievito che madre, un che è la cosa hai essenziale. Portato. Un cotechino, vicino ci siamo. Che cos'è? Allora, partivo dal lievito madre. Io credo per un vero panettone la cosa essenziale è il lievito madre. In questo caso noi lo mettiamo a lievitare e rinfrescarlo 3 volte al giorno. Sai che io non ho guarda, mai guarda, visto. Guarda, guarda come è lievitato e scoppia. Ma guarda che vedi? Roba! Io non avevo mai visto il lievito madre. Si chiama madre. Il lievito legato. Guarda, guarda il profumo, l'acidità. Guarda. Eh sì, accidenti. E questo ti permette di avere un vero panettone. Questa è la madre del panettone. Come si usa? Come si... Normalmente questo qua si rinfresca mettendo 100 g di lievito e 100 g di farina e il 50% di acqua. Facciamo, dai. Allora, perché noi adesso facciamo la base, diciamo la aspetta, questo è sporco. Noi adesso facciamo l'impasto del panettone. Grazie. E poi facciamo vedere tutte le varie fasi di lievitazione e in ogni fase facciamo vedere quello che bisogna aggiungere. In questo caso lo mescoliamo con le mani. Ok, questo quindi è proprio la prima parte. Come se fosse a casa. Ok. Fantastico. Okay. E poi hai bisogno della farina. La farina. Quanta ce n'è? 150 grammi. 150 grammi circa di farina e 150 grammi di lievito naturale. Ok. A questo punto si ci versa 75 grammi di acqua. Ok, aspetta, io qui c'ho il... Questo, aspetta, c'ho arrivato io. Ti vado a riempire questo di acqua. 75 ml di acqua. Non l'ho preparato perché l'ho fatto apposta per far lavorare... Certo, scusa, sennò io cosa ci sto a fare qua? Grazie. Senza riuscire a fare un panettone come il tuo, ma si può fare il panettone a casa? Seguendo le tue dritte? Sicuramente sì, ma con un po' di esperienza, parliamoci chiaro. O altrimenti ci dobbiamo aiutare, ahimè, non si deve dire, con un po' di lievito di birra. Usando basta, il lievito di birra? Basta usare un po' di lievito di birra. L'importante è che il panettone poi dopo si consuma... Ma un po' al posto del lievito madre o oltre? Sempre al... la ricetta classica con il lievito naturale. In più mettiamo giusto quella di spinta di lievito di birra per far sì che lievita senza problemi. Me lo sono segnato. Quindi a questo punto mettiamo il 50% di acqua a una temperatura più o meno a 24-25 gradi. Ma senti, ma com'è che un... napoletano come te si è messo a fare il panettone? Io dico perché è la no? Passione. Sicuramente amore, passione, e poi confrontandoci sempre, perché faccio parte dell'Accademia Maestri Pasticceri Italiani. Ecco, e facciamo si deve come, lavorare un naturalmente po'. Noi lavoriamo nei macchinari molto quanto più grandi. Quanto bisogna lavorarlo per innescare giusto, proprio il... Giusto a rendere l'impasto liscio e omogeneo. Vabbè, e questa è proprio la prima, primissima fase. Sì, ecco qua. Una volta mescolato e liscio. Bella. Lo mettiamo a lievitare per circa 3 ore, 3 ore e mezza a una temperatura di 28 gradi. E si questo? Lascia triplicare il suo volume. Dopodiché si fa la stessa operazione. Ok, quindi noi abbiamo... Poi cioè si rilavora... Si rilavora alla stessa maniera. E si lascia lì. E si lascia sempre lievitare tre ore, per 3 ore. Quindi 3, 6, 9. Esatto, l'operazione. E così abbiamo ottenuto il cosiddetto lievito madre maturo. Una volta
fatta questa operazione, si comincia subito alla prima fase della lavorazione del panettone. Quindi questo è il dopo, il 333. Esatto, 333, okay, e viene mescolato con tuorlo, farina e zucchero e burro e si lascia a lievitare per circa 12 ore a 28 gradi e questo otteniamo questo impasto. Ah, okay, va bene. Una volta ottenuto questo impasto, l'indomani dopo 12 ore prendiamo la planetaria. Qui c'è un po' di posto. Mettiamo il composto, guardate com'è elastico. Favoloso. È ben lievitato. Aggiungiamo la farina. Uh-huh. C'è un altro 150 grammi, sì, questo, vero? Sì. E via. Cominciamo a far mescolare. L'importante è che mantiene sempre la cordosità, l'elasticità. Man mano ci mescoliamo lo zucchero. 50 grammi di acqua. Ok. Nel frattempo facciamo mescolare, aumentiamo un po', facendo sempre attenzione che la pasta non surriscalda. Se surriscalda perde la cordosità. Gradatamente aggiungiamo lo zucchero. Poi aggiungiamo del burro. Guarda che bontà. Mamma mia, ma quante ne hai portati? Direttamente dalle isole Tahiti, guarda. Mm. È un profumo meraviglioso. Ale, questa è la vera bacca di vaniglia. Apriamo la bacca, guarda, di vaniglia, che fa un profumo. Mm. Senti, ma è vero che dobbiamo il togliere la parte dei semini all'interno, semini. Guarda. Così? Mm. E li mettiamo dentro? Sì, li mettiamo all'interno. Ok, via. Sono solo tuorli? Poi ci aggiungiamo man mano il miele. Miele di acacia. Sì. Mamma mia, che bravo! Io l'avrei rovesciato tutto per terra. Comunque è molto carino, lavorare qua. Grazie. Lavorare? Sto giocando. Tu non stai mi piace. Giocando, certo. Dopo il miele ci aggiungiamo il sale. Il sale serve per il mantenimento e per esaltare tutti i sapori che mettiamo all'interno, che è molto importante. Certo. Guarda come prende corda, Benedetto. Sì. Andiamo ad aggiungere i tuorli. Ma tu a casa ti metti mai a fare le torte nel forno di casa? Mi credi, non ho tempo. Immagino. Però ma il tuo dolce preferito? Tutti. Mi dispiace, ma tutti. Vado pazzo per la pastiera. Pastiera napoletana. E fai bene, accidenti. Sì. Adesso andiamo ad aggiungere cosa sono i canditi, queste? Le scorzette di arance naturali. Tutti dicono che i canditi non piacciono. Io credo che sono stati un po' mal educati. O forse perché non si mangiano dei canditi belli come buoni, questi, sì, buoni, sì, come questi, vero? Sì. Normalmente il panettone milanese è quel tipo alto e solo con l'uvetta. Io ci metto l'uvetta, i canditi e un po' di cedro di amante. Sì, a noi ci piace. Dovete sapere che Pasquale è venuto in macchina per portare tutti i suoi prodotti, tutti i suoi panettoni, è arrivato dalla campagna fino a Milano per portarci le sue Ma cose. Ma con una grande gioia e piacere di vedervi voi. Siamo tutti innamorati, guarda, veramente. E voilà, abbiamo quasi finito. Ecco qua, una volta ottenuto qua. Ok, ecco un bel impasto. Questo riusciamo a vederlo qua dentro? Sì. Eccolo lì. Una volta ottenuto questo, passiamo. Cosa facciamo? Lo versiamo in una teglia. Oh, ce l'hai? Sì. Sì. E voilà. Mettiti di qua, che così ti vediamo meglio. E voilà. Questo è l'impasto ottenuto. Normalmente lo si arrotola. Guarda. Forte così. Movimento, ok. E poi lo si mette dentro a un pirottino, lo stampo. È il mitico di stampo del panettone. Possiamo utilizzare normalmente quello milanese e quello stampo alto. Noi preferiamo questo qua al sud. Ok. Perdonatemi. Tu porti quello del Grazie. Tuo. Grazie. Allora, con pollice e l'indice sopra e con l'estremità delle mani verso sotto per stringerlo. Vedi? Ok, sì. Una volta capito. Stretto. Lo posizioniamo dentro al suo pirottino. Ma guarda che bambino, adesso invece di pensare tanto grande. E lo lasciamo lievitare per circa 6-7 coperto ore. Coperto sempre? Coperto, okay. A una temperatura di circa 28 gradi. Allora, una volta che sono trascorse le 6-7 ore e il panettone è lievitato, non facciamo che altro
preparare il forno a 180 gradi e prima di infornarlo andiamo a inciderlo così. Sì? Sì, per quell'effetto tagliato sopra, guarda. Così. Ci posizioniamo sopra una noce di burro. E l'appoggio solo o la ficco al un po' centro, dentro? Al centro, l'appoggi sopra. Poi con il calore si scioglie questo e si apre. È il mio tocco, okay. E questo va in forno? Lo mettiamo in forno. Ok. Per circa 50 minuti. Vai. Che bello, grazie. Abbiamo fatto il panettone. Fantastico. Dunque, adesso basta. Una volta che è cotto, basta. Una volta che è cotto, lo capovolgiamo e lo lasciamo indurire, solidificare i grassi, altrimenti si infossa. Quindi, è molto allora... importante. Io avevo portato una simulazione per far vedere il panettone sotto sopra. Dai, va bene. Però è un po' grandicello. Vado a vederlo. Ok, dai, vado a prenderlo. Vado a prenderlo. Ma ci ho fatto una sorpresa, dai. Ma tu sei un mito. Guarda. Ma sono veri questi sì, panettoni. Perché come viene la sfornata dei panettoni? Si tirano dal forno. Questa è una cosiddetta pinza, sono due asse, si mettono al centro e si chiude. Ah, mi dai una mano tu? Sì, dai, certo. Simuliamo. Scusami Alberto, ti giro apri le spalle. Apri contemporaneamente con me. Ok. Oh, fai conto che questi qua sono appena sfornati. Sì, calmi, tu mi dai calmi. Una mano. Ok. Stringiamo insieme contemporaneamente. Vai. Voilà, bravissima. E poi giriamo. Ok, via. Giriamo. E poi bisogna e appenderli. Si lascia così per appesi. Circa 6-7 ore. Grazie. No, grazie a te Pasquale. Ma ciao. Questi poi ce li lasci tutti? Ma come no? Mamma mia, cosa noi quest'anno siamo a posto. Fantastico. E adesso vediamo un panettone finito, lo apriamo. Beh, lì ne abbiamo talmente tanti, come finiamo? Prendiamo da bordo questo qua. Eccolo qui. Ti voglio dare l'onore a te, taglialo sì, a metà, dai. Taglio metà. Madonna. Che morbidezza, ragazzi. Lo apriamo, vediamo dentro che cosa esce. Guarda, abbaglia. Bel risultato, rosso, grazie eh? A Benedetta però. No, eh? Non ho fatto niente io, non ho fatto grazie niente. A te. No, grazie mille Pasquale, vieni, portiamolo qua. Vieni Pasquale. Questo panettone parla praticamente. Allora, io vorrei ringraziare tantissimo Pasquale Marigliano. Ricordami di nuovo il paese dove ti veniamo a trovare. Allora, io sono ubicato a San Cenerello di Ottaviano, è posizionato tra Nola e Pompei, provincia di Napoli. Voi seguite il profumo, voi seguite il profumo e ci arrivate. Grazie all'Italia che ci offre delle cose stupende, grazie. Ricapitoliamo più o meno velocemente come l'abbiamo preparato. Abbiamo mescolato il lievito madre con la farina e 75 g di acqua tiepida. Abbiamo impastato bene a mano e lo abbiamo messo a lievitare per 3 ore coperte. Abbiamo ripetuto l'operazione 3 volte ogni 3 ore. Poi abbiamo aggiunto farina, tuorli e burro e abbiamo fatto lievitare ancora per 12 ore. Poi abbiamo messo nella planetaria l'impasto. Abbiamo aggiunto altra farina e abbiamo impastato. Gradualmente abbiamo messo anche lo zucchero, 50 g d'acqua, il burro, la vaniglia, il miele, il sale, i tuorli, l'uvetta, i canditi di arancia e di cedro e abbiamo deposto l'impasto nel suo pirottino. L'abbiamo fatto lievitare 6 ore. Abbiamo appoggiato una noce di burro sul panettone e l'abbiamo cotto a 180 gradi per un'ora. Ed ecco la nostra tavola che prima servirà per cenare e poi servirà per giocare a carte. Io ho preso il panno Lenci, che è proprio il tessuto, quello del panno che si usa anche per giocare a carte, e con il sapone di Marsiglia, pensate, come riesce anche a disegnare bene, a quante cose serve, ho fatto una riga che mi aiuterà nel ritagliare questa tovaglietta americana, che ha la forma di uno dei semi delle carte. Quindi faremo picche, fiori, cuori e questo è denari. Qui mi correggono e mi dicono che non si dice denari ma si dice quadri. Secondo me è la stessa cosa. Voi scrivetemi il menù di Benedetta,
www.la7.it oppure benedettaparodi.it. Ditemi, si dice quadri o denari o è esattamente la stessa cosa? E questa è la nostra tovaglietta. Vedete, le altre ci sono tutti gli altri semi. Adesso apparecchiamo, mettiamo i piatti trasparenti così si vede la nostra tovaglietta e si riconoscono bene i semi. E poi ragazzi mettiamo le fish, giocheremo a poker con le fish di cioccolato. E poi per i nostri giocatori, per dare un segnale benaugurante, mettiamo la candela con le carte, ma ogni, diciamo, mazzetto di carte è una grande giocata. Qui per esempio abbiamo un full. Io invece di giocare a carte, adesso mi metto a fare le orecchiette gratinate con caprino e melanzana. Me lo stavo dimenticando. Dopo la pubblicità. Bene, e quando si gioca a carte è meglio preparare una pasta magari gratinata, così tutto il sugo non gocciola in giro. Io farei le orecchiette gratinate al caprino e melanzana, che nel mio nuovo libro è un menù che io ho messo in realtà per battesimi e comunioni a buffet, proprio perché si fa in un giorno di festa quando si vuole un piatto molto pratico ed è anche abbastanza semplice. Aspetta che lo metto a posto, che io se non seguo le ricette me le dimentico. Prima cosa, melanzane. Le melanzane le cuociamo così, le apriamo, che io non lo dico mai come si chiama il mio libro, si chiama Il menù di Benedetta, come il programma, mi raccomando. Allora, per cuocerle più facilmente, le incidiamo, così la polpa cuocerà ancora più velocemente. Le melanzane hanno una cottura abbastanza lunga, per cui questo fatelo in anticipo, potete farlo anche un giorno per l'altro. Le avvolgiamo nella stagnola. Queste le mettiamo in forno 45-50 minuti a 180 gradi, però invece di basarvi sul tempo che vi ho dato io, le dovete toccare. Quando sono proprio morbide è il momento di toglierle. Intanto, scusa Alberto, guardate che poesia sta diventando il panettone che ci ha lasciato nel forno Pasquale. Mamma mia. Vabbè, noi ci accontentiamo delle melanzane. Intanto prendo le melanzane che ho cotto prima, vedete come sono molli, le metto nel robot. Poi è bello perché si spelano, che è un incanto. Questo è un piatto perfetto, per esempio, anche quando avete amici vegetariani, perché è un piatto completo, ricco, ma senza carne, ed è comunque un piatto da festa. A questo punto io metto le orecchiette, le faccio lessare perché cuociono 4-5 minuti. E in 5 minuti noi completiamo anche il nostro sugo. Mettiamo due caprini interi, una girata d'olio e qui frulliamo. Ok, la base del nostro sugo è pronta, ci mettiamo anche un po' di sale. Tagliamo qualche pomodorino e versiamo già il sugo dentro a una ciotola. Poi ci mettiamo i pomodorini, ma ne lasciamo almeno 5 o 6 che serviranno per guarnire, diciamo, la parte superiore. Due cucchiai di olive taggiasche snocciolate, che sono le più saporite. Io però ci metto ancora un po' di sale. Preparo la teglia, metto anche un po' di basilico qui in mezzo, appena appena spezzettato. Come stanno le orecchiette? Benissimo. Le scogliamo bene al dente perché poi dobbiamo rigratinarle al forno. Intanto io prendo un po' di acqua di cottura. Le buttiamo nel sugo a freddo, il sugo freddo, così. È un piatto proprio veloce. Un pochino d'olio nella teglia, magari un goccino d'acqua nelle orecchiette per rendere il sugo un po' più morbido, visto che poi deve gratinare, ci può stare. Ok,
Mettiamo la pasta nella teglia. Livelliamo bene. Poi io aggiungo un po' di pomodorini, un po' di olive, parmigiano, perché ancora non l'abbiamo messo, ma ci sta. Ancora un filo d'olio. Potete metterci anche il pepe se vi piace. Mamma, quanto pesi! Mettiamo forno ventilato 10 minuti, poi mettete funzione anche grill, che fa bene, giusto per fare scaldare tutto quanto. Ecco qui. Che profumino! No, perché sta perdendo il mio tocco, Beh, parlano praticamente. Queste portatele in tavola così, Così come sono, calde, magari non roventi, e farete felici tutti. Ho tagliato in due le melanzane, le ho incise, le ho avvolte nella stagnola, le ho cotte in forno a 180 gradi per 45 minuti. Poi le ho spellate e le ho messe nel bicchiere del robot con i caprini, un po' d'olio, ho frullato e ho messo anche il sale. Ho messo a lessare le orecchiette, ho affettato i pomodorini, li ho aggiunti alle melanzane. Poi ho unito anche le olive, il basilico spezzettato, ho scolato le orecchiette e le ho condite col sugo. Ho trasferito il tutto in una pirofila unta d'olio, ho aggiunto altri pomodorini, olive, parmigiano, ho fatto gratinare per 10 minuti e ho completato con foglioline di basilico. E adesso il polpettone americano, che è un polpettone come tutti i polpettoni, ma sopra una glassa fatta con la pancetta, con il ketchup, la senape, lo zucchero. Io la faccio veramente spesso a Natale, è carino anche da condividere con gli amici. Allora, qui ho 500 g di carne trita, mettiamo anche 3 fettine di pan carré o mettete un po' di pane secco, come volete. Poi ci mettiamo una goccia di latte, se è tiepido è meglio, così il pane si ammorbidisce, si spappola. L'anno scorso devo dire che l'ho messo questo polpettone nel tavolo dei bambini perché avevo fatto il cappone ripieno per i grandi, ma ha avuto un successo clamoroso, quindi mi è piaciuto adesso pensarlo anche per una tavolata di ospiti adulti. 2 uova. E 50 g di parmigiano, sale e il polpettone è fatto. Adesso viene il bello. Noi lo mettiamo nella placca del forno, gli diamo una bella forma allungata. Deve rimanere bello morbidoso, perché cuoce parecchio. E ricopriamo il tutto con la pancetta arrotolata. E già è una bontà. Prendetela bella sottile, perché deve essere un velo. Non lesinate sulla pancetta. Poi facciamo questa salsina super con 4 cucchiai di ketchup, il ketchup, come lo chiama Diego. Mamma, ketchup! 2, 3, 4, 2 cucchiai di senape. E 2 cucchiai di zucchero di canna. Mescoliamo bene. Questa è la classica salsina agrodolce che si mangia anche nei fast food insieme al pollo fritto, ai bocconcini di pollo fritto, no? Il gusto è lo stesso, strabuono. Poi l'assaggiate, se c'è bisogno. Questa senape, per esempio, è molto delicata, io ce ne metto ancora un po'. Ok, adesso spennelliamo, diciamo, la ricetta americana dice 1/3, io ne metto anche un po' di più, forse, 1/3 della nostra salsa sul polpettone, perché poi gli americani ne tengono un po' da versare cruda sul polpettone cotto, io invece ne metto metà adesso e metà a metà cottura del polpettone. Questo va a 180 gradi, diciamo un 20-25 minuti, 20 minuti.
poi tra 20 minuti lo spennellate con il resto della salsa e continuate a farlo cuocere. Viene una glassa dolce e croccante che, vi dico, super buona. Adesso andiamo da Alessandro, il nostro barman, a domicilio. Ciao, Benedetta. Ciao, Alessandro. Tutto bene? Bene. Cosa ci prepari oggi? Ho saputo che c'è una partita a carte. Eh sì, partita a carte e un cocktail ci vuole. Allora, prepariamo un cocktail per i maschietti un po' robusto. Uh-huh, va bene. Perché famoso. Tu pensi che una donna non sia in grado di reggere un cocktail un po' robusto? Dipende, magari più dolce per la donna, un po' va più bene, robusto per l'uomo. Va bene, dai, va bene. Quindi facciamo un cocktail che si chiama Long Island Iced Tea, uh-huh, molto famoso. Che vanno dentro quattro distillati bianchi, che sono la vodka, il gin, il rum bianco e il triple sec, che wow, è un liquore agli agrumi. Insieme il sour, che è un mix di succo di limone, zucchero liquido e acqua. Ok. Tutto questo finito con un top di cola. Ah, di cola, va bene, sì, vai. Il cocktail deve essere equilibrato, quindi tutte e quattro le distillate devono essere messi in quantità uguali. Uguali, questi due sono... Questo è vodka e rum bianco. Vodka e rum bianco, andiamo. Gli altri due sono... Gin e triple sec, va bene anche al contro, se non avete in casa il triple sec. Ok. E l'altro... Quattro parti o 4 cl di sour, che è un mix di succo di limone e zucchero liquido. Ok. Lo versiamo. Questo cocktail si chiama Long Island Iced Tea perché prende il colore del tè, ma c'è una leggenda su questo cocktail. Dai, dai, raccontacela mentre versi. Ma io non ci credo, però dicono che sia stato inventato ai tempi del proibizionismo americano. Ah, giusto, e quindi si beveva proprio nelle tazze del tè. Esatto. Quando non si poteva bere negli Stati Uniti alcolici. Lime. O anche limone. Se anche limone. Una piccola decorazione per finirlo. Due cannucce. Se sei donna, provalo, dai. Ah, certo. Buono. Però toglimelo adesso questo qui, perché prima di pranzo non ce la posso fare. E adesso per le fanciulle, le signorine, prepariamo una capirosca alla fragola. Ma tu tiri sempre fuori delle cose belle, tutti dei barattoli. Tu sei, sì, sei l'uomo dei barattoli. Allora, prendiamo il lime e lo tagliamo a pezzi. Ok. Qui bisogna un po' pestare, no? Ormai sei bravissima a pestare. Mettiamo dentro. Siccome sono un po' più grandi, ne metto ancora un paio di, sì, spicchi dentro. Se mi permetti, ne metto dentro anche nel tuo. Ma te lo permetterò per questa volta. E ci siamo. Lo zucchero. Tu dimmi basta, io okay, vado. Ce ne vuole un bel po', se ricordo, sì, bene. Perché dipende sempre dalla grandezza del bicchiere. Perché non tirarlo giù? Allora. Tirarlo giù, no, giù, giù, dall'altra parte. Mettilo giù. Così. Vai a vedere? Vado io. Eh sì. Questo è il cocktail preferito delle fanciulle, perché? Perché è facile da bere e non si sente assolutamente, certo, l'alcol. Anche se io preferisco quello liscio, non alla bene, fragola. Sono molto contento. Per aiutarci, sì, mettiamo un po' di fragola nel bicchiere per pestare. Ah, tipo sciroppo di fragola? Sì. No, questo non è, no, un sciroppo. No, è fragola frullata. È una parte di sciroppo e una parte di fragole frullate. Insieme un po' di succo di limone e zucchero. Quindi è più buona. E qua puoi anche abbondare. No, abbonderemo con... Grazie. Con la fragola, perché comunque non rimane troppo dolce. Pestiamo bene, amalgamiamo tutto lo zucchero con il lime. Ormai ci facciamo i muscoli, vendetta qua. Sporcata? Dunque, adesso, ecco, allora, tanto ghiaccio, sennò beviamo troppo. Esatto. Essendo purea, puoi anche abbondare con la fragola, perché rimane molto meno dolce dello sciroppo. Va bene. Vai tipo, pure, vado prima sul tuo. Va bene. No, dai, mi faccio il mio. No, no, tu fai il mio. Vai, non preoccuparti. Buona. Dai, vado io. Hai detto vuoi tu, hai imparato. Ti fidi? Sì. Perfetto. Ora? Va benissimo. Come, adesso... come distillato ci va dentro un 5 cl di prodotto. Ti faccio vedere quanto ne metto io. E poi me lo metto io, ma... Okay. È contato fino a 5, vediamo. Esatto. No, no, non mettere mai la mano. La bottiglia ti prenderò dal collo. Ma ho paura che mi cada. Non ti cade, ti tiro lassù. Aspetta. Vai. Perfetto. 1, 2, 3, 4, 5. Questo qua proprio, proprio, proprio femminista. No, dai. Un po' di più. Buona, buona, buona. Adesso. Adesso mi hai provocato. Adesso stiamo attenti con i tappi.
perché questi qua perdono. Lo sono fatti apposta. Tu questo lavoro, caro Alessandro. Direi che facciamo prima a fare così. Gira. No, tengono. No, dai. Tengono. Magari tienilo con due mani tu. Adesso faccio un danno. Basta così. Poi tiriamo via il tappo. Uh-huh. Prendiamo due cannucce. Le prendo anche per te. Sì. Ah, grazie. Prego. È la fragolina. Corti. La fragolina come decorazione. Ma corti meno male, dai, così beviamo meno. Posso? Certo, salute Benedetta. Cine. Ai nostri menù di Natale. Assolutamente. E alle serate con le carte. No, dai, non è tanto forte. Dico sempre così. È dolce. È però squisito. Si riesce a bere. Fa anche bene. È pieno di fra. Vado a tirare fuori il polpettone. Ciao, Benedetta. Grazie mille, ciao. Alessandro. Allora, vi faccio dare un'occhiata al polpettone. Vedete come sta già diventando marroncino, eh? Però ancora ce ne ha un po' da cuocere. Vi faccio vedere quello che ho sfornato un quarto d'ora fa circa. È croccante e anche dolcino. Vedete, se è cotto bene si riesce a spostare facilmente. Ha un ottimo profumo, eh? Il bello è che questa, diciamo, crosta di pancetta ha fatto sì che l'interno del polpettone rimanesse molto molto morbido. Polpettone americano dalla tavola dei bambini a quella dei giocatori. Ho mescolato la carne con il pane, l'uovo e il latte. Ho unito anche il parmigiano, ho salato e ho formato il polpettone. L'ho coperto con la pancetta, ho preparato la salsina mescolando ketchup con senape e zucchero di canna. Ho spennellato metà della salsa sul polpettone. L'ho cotto a 180 gradi per 20-25 minuti. A metà cottura ho aggiunto il resto della salsa e l'ho servito a fette. Come riciclare il salmone affumicato del pranzo delle feste? Lo scopriamo dopo la pubblicità. Bentornati nella mia cucina. Se vi avanza del salmone affumicato dopo le feste, facciamo un tortino, un timballo veramente molto molto buono. Allora, io incomincio già a mettere a fondere il burro. Hopla! Con un pochino d'olio. E affetto sottilmente una cipolla. Mettiamo a rosolare e la facciamo stufare un po'. Poi prendiamo una forma del plum cake, anche se questa è di teflon, io la imburro leggermente, così sono sicura poi che la riesco a girare bene. Metto un goccino d'acqua nelle cipolle, così stufano anche senza bruciare. Io ho fatto lessare le patate già tagliate a pezzettini per 5 minuti, 5-6 minuti, così, belle sottili, e incomincio a fare uno strato sulla base del mio plum cake. Per renderlo più solido io metto proprio due strati di patate, deve essere un po' spesso, se no non si sentono neanche, eh? Poi, già che ci sono, faccio la mia crema. 150 g di panna, 150 g di latte e due uova. Questo servirà per legare il tutto, no? Sbatto un po'. Metto anche un pizzico di sale e un po' di pepe. Vediamo come stanno le mie cipolle. Ok, facciamo il nostro tortino, timballo, come lo volete chiamare. Prendiamo un cucchiaio, anzi due, sullo strato di patate mettiamo uno strato di cipolle.
poi uno strato di salmone affumicato. Un po' di aneto. E ricominciamo con le patate. Un altro doppio strato di patate. Ancora cipolle. Ancora salmone. Un po' di aneto. Concludo con tutte le cipolle che mi sono avanzate. Un pizzico di sale. E adesso verso. Adesso pian piano lui va giù, dovete dargli un po' il tempo di scendere piano piano. Stagnola, 180 gradi, questo cuoce anche 40 minuti, ben coperto. Poi fatelo intiepidire, è buono anche freddo secondo me. Io intanto vi faccio vedere quello che ho già preparato e ho anche già raffreddato. Eccolo qua, proviamo. Guardate com'è bello. Ecco, l'importante è veramente servirlo freddo, perché sennò non rimane, secondo me, intero in questa maniera perfetta. Tagliamo qualche fetta, va? Ha una consistenza quasi un po' di una frittata, perché abbiamo messo l'uovo e la panna. Il piatto del riciclo è pronto. Ho messo a fondere il burro, ho affettato la cipolla e l'ho rosolata. Ho imburrato una teglia da plum cake, ho fatto due strati di fettine di patate, ho sbattuto uova, panna e latte. Ho messo sulle patate uno strato di cipolle, poi il salmone affumicato e l'aneto. Ho ripetuto con altri due strati, concludendo con le patate. Ho salato, ho versato sopra la crema di uova, ho coperto con la stagnola, ho cotto in forno a 180 gradi per 40 minuti, ho aspettato che si raffreddasse prima di girarlo e tagliarlo. Ed ecco cosa mangiare prima di una bella partita a carte. Poker di stuzzichini, pasta gratinata, orecchiette con caprino e melanzana, poi il mio polpettone americano e ragazzi oggi abbiamo fatto il panettone. Con un menù così bevetevi un bel lambrusco, un vino fruttato e succoso che si abbina proprio bene con il nostro menù. Gli appuntamenti ogni giorno alle 12.25 dal lunedì al venerdì mi trovate sulla 7, invece alle 19.40 mi trovate in replica sulla 7D. E io cosa mi assaggio? Il polpettone americano che è buonissimo! Se volete togliere una macchia di cera da un tessuto, copritela sui due lati con della carta assorbente e poi passateci il ferro caldo. Per montare la panna più in fretta, fate come fosse una maionese, ne montate un terzo e poi il resto, sempre montando con la frusta, la aggiungete a filo. Il bouquet di fiori dura più a lungo se nell'acqua mettete un po' di candeggina.